abbiamo bisogno. Guarda che leoni, c'era roba, guarda le facce come erano già. Madonna, guarda come eravamo. Tanta roba lì, sì, la Francia già rideva. Anche in stadio, cioè sapeva che prendeva col Francia, rideva. Che lo faceva, non lo prendeva. Siamo partiti tre minuti senza fare la toccata. Abbiamo girato palla, guarda, giro palla. Guarda, c'è il cambio di gioco con... Guarda, le ora poi. Sì. Poi va, Caragunis. Allora. Gli è dato 8, gli è dato. Iniziamo, Pagella. Toldo, 4 su questo errore. Anche Caragunis lo stop. Caragunis, 4 lo stop. Guarda Viali che fa lo scemo. Ciccio Colone alla stop, vediamo, cross, buono, aia. Ti sciuglio? Chi è questo? Iuri? Voce, Iuri. Lì ha sentito anche Iuri. No, questo è un gran gol. Nonostante il problema al collo, il campione del mondo. No, gli è venuto lì. Si può girare. Campione del mondo ha zittito tutto lo stadio. Guarda come l'ha zittito lo stadio. Come la finale mondiale lì, semifinale mondiale. Guarda. Quando si arriva? Pudicini, poverino, è rimasto bloccato con le caviglie. Hai le spalle qua, no? Guarda Francesco che domandava. Ha chiuso bene. Guarda Us che bomba. Pagella, Gigio? Pagella, aspetta. Prima vediamo gli highlights e poi vi dico tutto. Chi? Gli highlights? No. Guarda Zanetti che sembrava che voleva tutti i crossbow. No. Guarda che roba, che traffico che c'è lì. Ferna qui già era pronto per uscire. Sì. Ma ci prova a piazzare il corvetto. Guarda che assedio adesso. Allora, ve lo dico in anticipo, questa è una parata da veramente da portiere da Champions League, uno dei primi tre portieri d'Europa. Qua si è rimesso, guarda che cross, ecco, attenzione, è su Asio, Pantera su Asio. Cross l'hai fatto tu? E lì il cambio è stato determinato. Volevano un fuorigioco inesistente che non c'era. Finalmente guardate. 2-1 a casa. Finito già il primo tempo. Il secondo tempo. Però sono partiti forti. Viali mangia la banana perché la tensione l'aveva un po' stressato. Sta battendo agli altri. Però sono partiti forti. Che parata! Grande parata. Questo era un cross che Bergomo è rimasto sulle gambe. Perché non c'aveva gli occhiali. C'aveva gli occhiali del gol, partita. Gol. Questo è un bel gol. Qua di punta. Binario. Questo è un gran gol. Caragunis, guarda Palco. 3-1, partita finita. E adesso può entrare anche Nicola Berti. Tra poco entrerà anche lui. C'è un altro cross, vediamo qui che succede. Frey sempre su, attento. Sempre perfetto. Shevchenko per tutto, peccato per tese, è rimasto sempre, torna a casa. Riusciva a pensare di fare gol. Torna a casa Sheva, non c'è niente da fare Sheva per te. Non c'è niente da fare Sheva. Sei entrato, pensavi di fare 3-4 gol, a casa. Guarda come ha lanciato Jurgen, come l'ha visto. Grande Jurgen. Forse sciolta, Guaragunis egoista, poteva lasciare che Jurgen continui la reazione. No, Jurgen, vediamo. Doveva spingerlo da dietro. Ci arrivava, Vai te. No, no, secondo me ci arrivava perché c'era tutto. Io ho finita la partita. Pagelle. Allora, ecco Viali. Pagella 5. Guai. Perché è un allenatore che ha dimostrato che non può fare allenatore, solo commentatore, basta, non ha in pugno la squadra, il Chelsea non seguiva le sue indicazioni. 5. Aspetta. Riccardo Ferri, vediamo dagli allenatori su, voto 8, entra nella dimensione giusta di Inter Forever, trasmette un pensiero positivo, prepara una formazione con consiglio tattico di Materazzi, Bergomi, Cambiasso e chi
c'era più, non mi ricordo, non ascolta Toldo che voleva fare un modulo non esatto e la squadra trova una dimensione. Dice quello che ha detto prima della partita, che prima della partita ha detto: ragazzi, c'ho un dubbio. No, no, però della che ha trasmesso ai ragazzi, ha senso di appartenenza. Perché chi viene qui Inter Forever deve capire che la maglia dell'Inter va onorata. Uno, sempre, non esiste, si può perdere, ma sempre la maglia va rispettata. Dignità. Dignità e rispetto. Perché ieri c'erano 30.000 persone. Ha rischiato di sbagliare, che ti stava lasciando fuori. Voleva farmi fuori, poi alla fine abbiamo capito. Forzato. No, bravo. Sì, tendi il rotuliano. Lì c'è stato un grande fisioterapista pronto per la prima squadra, pronto per entrare in prima squadra, però, Alberto, ricordati, che mi ha rimesso a posto e la squadra subito ha trovato una giusta dimensione. Sì, allora, il motivo del problema al ginocchio? Il problema al ginocchio qual è stato? Regolamento. Hanno detto che c'erano i rigori. I rigori. Ecco, vero o non è vero? Sì, è vero. Adesso parti con le pagelle. Secondo me Francesco Toldo. Sì. Voto 6. Dopo 5 minuti affossa la squadra. Annienta Inter Forever. Un tiro da 40 metri scivola. Voto 4, poi dopo 15 minuti fa una parata da al portiere dei primi 3 dell'Europa. Si riscatta. Voto 8. Quindi 4 più 8 sta 12. Sbagliare i calcoli. Diviso 2 6. Voto 6. Okay, Toldo. Giusto. Perfetto. Giuseppe Bergomi. Prima della partita si scalda con gli occhialini, pensava di stare in una piscina. Pasco Lippioni. Poi dopo qualche compagno di squadra, tipo il signor Beppe Baresi, il signor Riccardo Ferri, il signor Julian, perché uscivano tutte le sopracciglia. Dicono: guarda Beppe, l'ha scambiato per Edgar. Togliti gli occhiali. E lui entra in campo gli ultimi 25 minuti e dimostra di essere quello dei mondiali dell'82. Sfodera una prestazione eccezionale. Voto 6,5. Xavier Zanetti, non abbiamo parole, come sempre giocatore davanti alla difesa, sul consiglio di Francesco Colonnese che lo mette davanti alla difesa. Che come lo mette? No, che consigliamo l'allenatore voleva, hai detto lo e l'allenatore che credeva nelle qualità di Zanetti lo voleva mettere sulla fascia destra. Noi diciamo mettiamolo in mezzo con Cambiasso, aspettate Cambiasso che poi vi dirò, chi dice giustamente no, mettiamo in mezzo, diventa una diga insuperabile. Voto 7,5. Yuri Djorkaeff non è il campione che pensavamo. aveva illuso tutti, anche me, un campione come lui, campione del mondo, pensavamo che ci potesse dare qualcosa. L'infortunio al polpaccio lo tira fuori dalla gara ed è stata una mossa vincente. E torna a casa. Una mossa vincente per Inter. E torna a casa. Voto però, voto per la carriera, per lo stima, per tutto, voto sempre positivo. Ma Inter per ieri, non per la carriera. Però voto 6. Non posso dare a Giorgio Caif meno di 6. Ciccio, Ciccio, ma guarda che per la carriera te ha letto 4. Figlio e figliato. Ti danno 8 per la mia carriera. Ti danno 8 per la partita di ieri e 4 per 6. Veramente, Lucane che ha fatto la storia di calcolatrice. Poi Alessandro Bianchi entra perfetto, body check a centrocampo su una ripartenza di SN che si arrabbia ma non ha capito che l'Inter Forever non molla niente. Bianchi, un leone, voto 6,5. Nicola Berti, prima di entrare mancavano 5 minuti alla fine della partita, il mister lo dice: dai Nicola riscaldati, Nicola dice, in 3 minuti si alza, va per fare un riscaldamento, sta rischiando di scivolare e rompersi la schiena prima di entrare, poi arriva ed entra in campo e lo stadio è tutto per lui. Voto 6, armonia e semplicità. Voto 6 per armonia e semplicità. Però dopo la partita voto 10. È quello che dimostra che Inter Forever è un gruppo unico. Voto 6. Poi chi c'è più? Crespo. Hernan Crespo. Ci aveva illuso nel riscaldamento. Aveva illuso insieme a Djorkaeff che potessero essere l'arma in più dell'attacco di Inter Forever. Invece soffre troppo l'applauso dello Stamford Bridge nei suoi confronti. Applaude più dello Stamford Bridge. Era ma Wembley. No, Stamford Bridge. Detto ieri sulle storie. E quindi Wembley. Lui per rispetto al Chelsea sente la partita. Dopo 10 minuti gli viene un problema al polpaccio e abbandona la gara e lascia la squadra in una situazione difficile che ne esce fuori con l'intervento di Suazo. Voto 5. Poi
Jürgen Klinsmann, un ragazzo che dimostra grande serietà, non è scelto dalla squadra nonostante il suo background importante. Così. L'allenatore preferisce sicuramente altre persone, però entra in campo con grande serietà, con grande umiltà, voto 6.5. Non è ancora smaltito il fuso orario. Sebastian Frey. Il gatto della neve. Entra in campo e sfodera una parata strepitosa. Voto 7. Dimostrando di valere il ruolo di titolare di Inter Forever. Questo diciamo. Titolare di Inter Forever. Voto 7. Non c'è traffico. Allora, poi c'è Usman Karja. Ecco, ragazzo ancora in forma. Lo metti sulla destra, ma non risente, nonostante la sua carriera ha giocato sempre in mezzo al campo. Positivissimo, 7. Poi Olivier Dacour, non presente. Beppe Baresi entra in campo, diligente, ordinato, 6.5. Esteban Cambiasso, ecco, insieme ad altri compagni di squadra, prima della partita c'è una riunione tecnica che convinciamo l'allenatore Riccardo Ferri a giocare in un modulo perfetto. Un allenatore esperto, ascoltato i consigli, apprende e in campo dette i tempi di passaggio, prepara la squadra in maniera perfetta, con le mani si muove da un perfetto vigile. Voto 7. Poi Karagounis, eccolo qui. Dopo un inizio incredibilmente di basso sottotono, che dà la palla del vantaggio, ragazzi, stiamo tutti in diretta, ci può essere qualche errore. Il bello della diretta. Mandiamo la pubblicità adesso. Dà una palla indietro incredibile che prendiamo il primo gol, anche colpa sua, quindi c'è molta colpa sua, Karagounis, molta colpa sua. Però dopo dimostra di essere un giocatore splendido, corre sulla fascia in mezzo, dribbla tutti. Migliore in campo, non merita veramente 8, niente. Marco Materazzi, ecco, qui dobbiamo dire una cosa. Marco Materazzi è stato eroico, ha giocato con un torcicollo forte, ha dato subito il pareggio a Inter Forever, voto 7.5. 8 no, perché stamattina era 8 più. No, 7.5. 7.5 perché Karagounis ha fatto doppietta, quindi non posso dare un 8 per questo motivo. 7.5. 7.5. Michael Silvestro lo aspettiamo a Norwich, non sappiamo in che condizioni sarà, speriamo in ottime condizioni. Walter Samuel gioca come sempre in maniera molto tranquilla, aveva capito che la partita era semplice, non c'era aggressività, quindi non può essere il muro cattivo dei tempi d'oro del triplete, quindi partita da 6.5, partita di normale amministrazione. Christian Kivu, ecco, qui dobbiamo dire, primo tempo diligente, ordinato sulla fascia sinistra. Ha fumato tra un tempo e l'altro. Secondo tempo si mette in centrale di difesa e come sempre Diga è inesauribile. Voto 7. Usman Dabo. Voto 7. Entra a sfodere una prestazione eccezionale. Tira una bomba che piega le mani a Cudicini che è lì da Piero Volpi a farsi fare una steccata lì all'ospedale all'Humanitas, rimettere a posto la risonanza. Il braccio. David Suazo, ecco, questo la pantera nera. La pantera nera entra in campo a freddo e subito mette la palla nel sacco e porta Inter Forever. È entrato al decimo, ha fatto 49esimo, mi sembra subito un pareggio. Merita il posto da titolare, pronto per la prossima partita sarà titolare. Anche perché non ci sarà nessun altro, Crespo ha abbandonato per un polpaccio, quindi si conquista la titolarità di Inter Forever. Massimo Paganini, dirigente, professore, come un professore quando è in televisione, professore sul campo, gioca a destra, a sinistra senza problemi, voto 7 meno o meno. È un 7 e 3 quarti. Francesco Colonese, voto 7. Non giocava da 47 anni sulla fascia destra, quindi mai, però tra lo scetticismo dell'allenatore che sul consiglio della squadra l'ha voluto in campo, dimostra di essere attento e preparato. Un abbraccio forte, stringi i denti nonostante problemi al ginocchio. È un altro voto all'organizzazione di Inter Forever. Oldani Veronica, Rudy Ferrari e tutto lo staff della comunicazione e al presidente Toldo, che organizzazione perfetta. Un abbraccio a tutti e ci rivediamo a Norwich. Ciao, saluti. Ciao.